Ciao a tutti, in questo video vedremo più da vicino il monitor a tubo catodico. Vedremo come smontarlo, vedremo come è composto all'interno e vedremo i suoi componenti. Un consiglio che vi do prima di cominciare a smontare il monitor è quello di stare molto attenti se volete cominciare a fare questo tipo di lavoro, perché è un lavoro molto pericoloso, in quanto all'interno del monitor ci sono dei componenti che anche con la corrente tolta o comunque senza energia elettrica rischiano di rimanere carichi. Quindi mi raccomando, state attenti e prestate bene attenzione a quello che vi dirò all'interno del video. Prima di cominciare a smontare il monitor, io ho installato sul banco da lavoro un cuscino. Questo perché? Perché praticamente, siccome io dovrò appoggiare il monitor con la parte in vetro, quindi con la parte frontale, sul banco da lavoro per poter cominciare a smontarlo, e siccome il monitor è abbastanza pesante, per evitare che si spacchi col suo stesso peso, ho preferito mettere qualcosa di morbido sul banco da lavoro, in modo tale che il monitor rimanga intatto e non si spacchi col suo stesso peso, anche perché il tubo catodico è pieno di gas, quindi oltre a fare dei vetri rischierei di tagliarmi, oltretutto rischierei anche di respirare un gas nocivo per la mia salute. Come potete vedere, ho appoggiato il mio monitor sul cuscino, come vi ho spiegato in precedenza. La prima cosa che andrò a togliere dal monitor sarà il piedistallo. È una cosa molto semplice da fare, basta semplicemente tirare questo gancio e tirare il piedistallo verso dietro, in questo modo. Il piedistallo è smontato. Ora andremo a individuare le viti di fissaggio che tengono ancorato il nostro coperchio posteriore alla parte anteriore. Quindi andiamo a verificare una, due, tre, un'altra vite ce l'abbiamo dentro questa mostrina e un'altra vite ce l'abbiamo nell'altra mostrina. Ora andremo a togliere la mostrina che copre la nostra vite di fissaggio. Basta semplicemente inserire un cacciavite a taglio dentro la fessura che c'è dentro la mostrina, fare un po' di leva, se non esce al primo colpo, fare un po' di leva finché esce al secondo colpo. In questo modo, ed ecco la vite. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Ecco fatto. Ora procediamo con la rimozione della prima vite di fissaggio. Ecco fatto. Rimuoviamo anche l'altra vite di fissaggio. Siamo a due. Rimuoviamo la terza. Andiamo alla quarta. E infine la quinta. A questo punto possiamo sollevare il nostro coperchio posteriore. Stiamo attenti ovviamente a non impicciare il filo. Eccoci qua. Il coperchio posteriore è stato tolto. Ecco a voi il monitor a tubo catodico visto di profilo. All'inizio del video io ho parlato di pericolosità nello smontare il tubo catodico. Ora capirete il perché. Praticamente il tubo catodico funziona come un enorme condensatore. Come tanti sapranno, i condensatori sono degli accumulatori di corrente elettrica, ragion per cui anche se la corrente è staccata
dal monitor i condensatori, quindi anche in questo caso il tubo catodico, potrebbe avere della carica al suo interno, ragion per cui prima di procedere col toccare i vari componenti, assicuratevi che tutto sia scarico. Per questo lavoro mi raccomando, non usate attrezzi totalmente in metallo, ma usate attrezzi come questo che abbiano il manico in plastica, perché appunto la plastica non è conduttrice di energia elettrica e quindi riducete il rischio di prendere qualche brutta sorpresa, appunto la scossa elettrica. Sulla parte posteriore vi faccio vedere questo bell'adesivo che ci mette in guardia dicendoci che il monitor appunto è composto da materiale altamente pericoloso se non maneggiato con le dovute precauzioni. Nella parte alta del tubo possiamo trovare la ventosa. Questa ventosa non è altro che l'apparecchio che mantiene la carica elettrica all'interno del tubo catodico anche quando la corrente elettrica è staccata. È composto da un filo che praticamente si ricongiunge poi alla bobina dell'alta tensione. La molla che vi sto facendo vedere in questo momento, collegata a questo cavo metallico fa il giro di tutto il nostro cinescopio. Questo qua serve per scaricare tutta la potenza del nostro cinescopio alla massa del nostro dispositivo. Questo rende abbastanza sicuro la manipolazione del nostro apparecchio anche quando è spento. Quest'altro cavo isolato che vi sto facendo vedere in questo momento, anche questo, come la scarica, fa il giro di tutto il nostro cinescopio. Questo qua serve per smagnetizzare il nostro cinescopio ogni volta che viene spento. Questo garantisce praticamente sempre dei colori efficienti e impedisce la formazione di macchie all'interno dello schermo quando lo stiamo utilizzando. Ora passiamo alla parte posteriore. Sulla parte posteriore possiamo vedere un involucro metallico. Dentro questo involucro metallico c'è una scheda elettronica che comanda un cosiddetto cannone, che possiamo vedere dove io sto puntando adesso il mio cacciavite. Questo cannone non è altro che un dispositivo che spara elettroni all'interno del tubo e li fa schiantare verso la parte anteriore del vetro del nostro cinescopio. Questo praticamente è il funzionamento in linea di massima del nostro tubo catodico. Praticamente quando il cannone spara gli elettroni, questi si vanno a schiantare tra di loro o anche sul vetro anteriore del nostro cinescopio e attraverso degli impulsi elettrici controllati, questi elettroni si schiantano in modo controllato riproducendo appunto le immagini del nostro monitor. Ovviamente questa è stata una spiegazione abbastanza riduttiva del funzionamento del tubo catodico, in quanto per farvi vedere nel dettaglio come funziona in modo completo tutto il meccanismo degli elettroni, ho bisogno di fare un altro video con delle slide e con delle diapositive appropriate in modo tale che voi capiate per bene tutto il passaggio degli elettroni dal cannone fino al cinescopio e come esattamente si scontreranno tra loro. Ora passiamo alla parte centrale del nostro tubo catodico, ossia il gioco di deflessione. Il gioco di deflessione è formato da queste bobine che vi sto indicando adesso con il mio cacciavite e da questi regolatori posteriori che servono appunto a regolare tale gioco. Ma a cosa serve di preciso il gioco di deflessione? Serve per rendere precise le forme geometriche riprodotte dal monitor e i colori nitidi sempre riprodotti dal monitor. Le bobine sono fatte di rame smaltato. Questo perché? Perché essendo delle bobine di rame molto vicine, a volte può capitare che si tocchino l'un l'altra, quindi per evitare questo inconveniente, il rame che compone queste bobine viene smaltato con un materiale isolante proprio per evitare il contatto tra una bobina e l'altra. Se ci troviamo di fronte a una bobina danneggiata, noi potremmo riscontrare sulle immagini riprodotte dal nostro monitor delle forme geometriche irregolari e dei colori non tanto nitidi. Le bobine dei monitor catodici non sono tutte uguali, ma sono progettate in base anche alla forma che troviamo dietro il tubo, quindi del nostro cinescopio, e alla lunghezza del cono dove sono montate. Praticamente non potremmo montare questa bobina di questo monitor su un monitor con il cinescopio più piatto o con il tubo più lungo o più corto.
Un'altra cosa da sapere molto importante è che non tutte le bobine sono intercambiabili sui monitor catodici. Dopo tutte queste spiegazioni noiose, andiamo col proseguimento del disassemblaggio del nostro monitor a tubo catodico. La prima cosa che andrò a togliere dal mio cinescopio sarà la ventosa posta in alto. Per togliere la ventosa bisogna mettere tutto in sicurezza, quindi bisogna procurarsi un cavo elettrico abbastanza lungo, tipo questo qua, sempre lungo, e praticamente spellare le due estremità. Un'estremità andrà a terra, l'altra estremità invece andrà sul mio cacciavite, ovviamente sulla parte in metallo, in questo modo, in modo da creare un contatto cacciavite terra. Ovviamente il cacciavite deve essere con il manico in plastica. Questo ci consentirà praticamente di evitare di prendere delle scosse in caso ci fosse della corrente residua all'interno del nostro cinescopio. Procediamo con la rimozione della ventosa, quindi andiamo ad alzare la nostra ventosa con molta calma. E come potete vedere, sotto la ventosa c'è un contatto elettrico infilato nel cinescopio. Con il nostro cacciavite che abbiamo preparato con il cavo elettrico, andiamo praticamente a fare leva sulla pinza della ventosa in questo modo, da una parte e dall'altra. Perfetto, la ventosa è stata tolta. La mettiamo da parte, vi ricordo che questo è un pezzo che è collegato alla bobina dell'alta tensione. Dopodiché andiamo semplicemente a fare contatto all'interno del cinescopio per evitare che ci siano cariche residue. Ora procediamo con la rimozione di tutte le masse. Praticamente le masse sono attaccate tutte sulla scocca che sostiene il nostro monitor. Quindi, come potete vedere, sullo scheletro ci sono delle spinette, una, due, ce ne sono anche sulla parte posteriore, questa è massa pure, questa è un'altra massa ce l'abbiamo qui e un'altra ce l'abbiamo in fondo. Praticamente la massa serve appunto a scaricare tutta l'energia elettrica accumulata dal nostro catodico o cinescopio e anche dai condensatori. Quindi adesso procediamo con la rimozione di ognuno di questi spinotti. Partiamo con la prima. Come potete vedere, questo è collegato al cavo metallico che serve per scaricare il nostro cinescopio quando viene tolta la corrente elettrica. Questa invece è la seconda, ed è collegata alla bobina in rame isolata che serve ad evitare macchie sullo schermo quando viene utilizzato. Poi togliamo sulla parte posteriore la massa del connettore del cavo di alimentazione. Praticamente questa qua funge da cavo da terra. Eccola qua, come potete vedere, ha il cavo giallo-verde. Ora togliamo la massa che è collegata alla scheda elettronica che gestisce il nostro tubo catodico, che è questa vitina qui. Qui ne abbiamo un'altra, che è sempre relativa alla scheda che guida il nostro tubo catodico. Poi abbiamo queste due qui, che sono altre due masse, che praticamente sono sempre collegate, una alla molla che vi ho fatto vedere in precedenza, che serve a scaricare il nostro tubo catodico, e quindi la vado a rimuovere, e l'altra sempre alla bombina in rame isolata, che serve ad evitare macchie sulle immagini quando utilizziamo il nostro monitor. Ora rimuoviamo
quelle dal lato opposto e abbiamo sempre una collegata alla matassa a rame e l'altra collegata al filo metallico. Ora rimuoviamo il connettore che collega la scheda madre principale con la scheda secondaria che guida il tubo catodico, che sarebbe questo, e poi andiamo a rimuovere anche il connettore del nostro cavo VGA, che sarebbe questo. A questo punto posso anche andare a togliere il cavo VGA, sfilandolo in questo modo. Eccolo qua. Svitando queste due fascette, una e due, verrà fuori tutto il cannone che spara gli elettroni insieme alla scheda che praticamente lo comanda. Ovviamente non lo andrò a togliere perché all'interno vi ho già spiegato che c'è del gas e quindi preferisco evitare, però vi faccio vedere il meccanismo di smontaggio. Una volta rimosse le due fascette e tirato fuori il cannone, verranno fuori anche i regolatori del gioco di deflessione, che sarebbero questi. A questo punto andiamo a staccare tutti i connettori della scheda principale, quindi uno. Controlliamo perché ovviamente ogni monitor è diverso dall'altro e quindi potremmo trovare i connettori in punti diversi. 2. Questo è staccato. Non ne vedo altri. Quindi posso procedere alla rimozione della scheda principale. Una volta tolti tutti i connettori della scheda principale, mi basta semplicemente svitare una e due viti di fissaggio che vi sto facendo vedere in questo momento. A questo punto possiamo rimuovere la scheda principale. Ora andiamo un attimo a vedere com'è composta la scheda principale. Abbiamo il tastierino per la regolazione del monitor, i dissipatori di calore logicamente per evitare il surriscaldamento della nostra scheda elettronica, il connettore per il cavo di alimentazione, la bobina dell'alta tensione collegata alla ventosa che andrà montata sul cinescopio e vari componenti elettronici. Sulla parte del nostro cinescopio invece sono rimasti le viti di fissaggio, sono 4, ve le faccio vedere, che servono esclusivamente a separare la cornice anteriore dal nostro cinescopio. Arrivati a questo punto possiamo procedere con l'assemblaggio del nostro monitor. Quindi la prima cosa che andremo a fare sarà andare a rimettere in sede la scheda principale nel modo in cui l'abbiamo tolta. In questo modo, ovviamente rimettendo al loro posto le viti di fissaggio. Una. E due. Ora andiamo a reinserire i connettori nello stesso ordine in cui li abbiamo scollegati. Mi raccomando, quando fate questi lavori, segnatevi bene lo schema perché ovviamente la posizione dei connettori e anche il metodo di disassemblaggio varia da dispositivo a dispositivo. Ora passiamo sul retro, quindi andiamo a reinserire la massa del connettore
del cavo di alimentazione, poi andiamo a reinserire la prima massa della scheda che guida il nostro tubo catodico. Andiamo a reinserire i connettori al di sotto della scheda logica. Facendo bene attenzione a non sbagliare, ovviamente. Andiamo anche a riposizionare l'altra massa. E andiamo a ricollegare il nostro cavo VGA. Quindi inseriamo i connettori del cavo VGA all'interno degli appositi spazi e poi andiamo a fissare il cavo come era fissato in precedenza nell'apposita guida. Dopodiché ricolleghiamo gli spinotti del cavo come erano collegati in precedenza. In questo modo. Ora andiamo a riposizionare le masse come erano messe in precedenza, prima dello smontaggio, sulla scheda che gestisce il nostro cannone. Ecco fatto. Facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato del nostro monitor. Perfetto. A questo punto prendiamo la nostra ventosa, prendiamo il connettore della nostra ventosa e lo ricollochiamo all'interno del catodico, o meglio dire cinescopio, in questo modo. Dopodiché, facendo un po' di forza sul cavo, riposizioniamo la ventosa nel modo corretto. In questo modo. A questo punto prendiamo il nostro soverchio posteriore e lo andiamo a inserire in apposite guide, facendo attenzione a non prendere il cavo VGA che fuoriesce dalla sede, in questo modo. Lo intassiamo per bene e andiamo a inserire le viti di fissaggio. Mi raccomando, controllate bene che chiuda bene il coperchio con la scocca anteriore.
questo punto prendiamo il nostro piedistallo, come potete vedere ha delle guide che vanno inserite in questi appositi fori, quindi va inserito in questo modo e poi va semplicemente spinto sotto in questo modo. Il piedistallo è montato. A questo punto mancano le mostrine che coprono le viti di fissaggio della scocca e vanno inserite in questo modo. Una. E due. In questo modo. Bene amici, come potete vedere il nostro monitor è tornato intero. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina per i prossimi aggiornamenti, di mettere un mi piace se i video sono di vostro gradimento e un non mi piace se i video non sono di vostro gradimento. Di scrivermi se avete qualche dubbio, vi risponderò con molto piacere. Per questo video è tutto. Un saluto a tutti da Informatica Fai da Te.